Madame disprezza i suoi ospiti, che vogliono abitare nel suo albergo malandato. Io ho la camera d'angolo al secondo piano, un letto marcio, una lampadina al soffitto e, cosa strana, pesanti tendaggi dove quasi mezzo milione di acari è in marcia. Sotto passa una strada pedonale con turisti lenti, scolari veloci, uomini in tuta da lavoro che portano biciclette rumorose. Chi crede di far girare la terra e chi crede di girare nella inesorabile stretta della terra. Una strada che tutti percorriamo, dove sbocca. L'unica finestra della camera dà su qualcos'altro, la piazza selvaggia, un terreno che lievita, una grande superficie tremante, talvolta piena di gente, talvolta deserta. Là ciò che ho dentro si materializza, tutto il terrore, tutte le speranze, tutto l'impensabile che tuttavia accadrà. Io ho sponde basse, se la morte sale di 2 decimetri vengo sommerso. Sono Massimiliano, è l'anno 1488. Mi tengono prigioniero qui a Bruges perché i miei nemici sono incerti, sono malvagi, idealisti e ciò che hanno fatto nel cortile degli orrori non posso descriverlo. Non posso trasformare il sangue in inchiostro. Sono anche l'uomo in tuta che tira giù in strada la sua rumorosa bicicletta. Sono anche quello che si vede, il turista che cammina e si ferma e lascia lo sguardo vagare sui volti pallidi, abbronzati dalla luna, delle antiche pitture e sui tessuti ondeggianti. Nessuno decide dove andrò, tantomeno io stesso, eppure ogni passo è dove deve essere. A vagare per le guerre fossili, dove tutti sono invulnerabili perché sono tutti morti, le polverose masse di foglie, i muri con le loro fessure, i sentieri dei giardini dove lacrime pietrificate scricchiolano sotto i tacchi. Inaspettatamente, come inciampando in un filo teso, parte il suono del carillon nell'anonima torre. Carillon. Il sacco si spacca alle cuciture e le note si riversano sulle fiandre. Carillon. Il bronzo delle campane tubante, salmo e canzone in voga, tutto in uno, e tremante scritto nell'aria. Il dottore dalla mano tremante scrisse una ricetta che nessuno sa decifrare, ma la calligrafia si riconosce. Sopra il soffitto e sulla piazza, sull'erba e sulle messi, suonano le campane per i vivi e per i morti. Difficile distinguere tra Cristo e Anticristo. Alla fine le campane ci fanno volare a casa. È calato il silenzio. Sono di nuovo nella camera d'albergo. Il letto, la lampada, le tende. Qui si sentono strani suoni. La cantina si trascina per le scale. Sono sdraiato sul letto. Le braccia spalancate. Sono un'ancora che si è sepolta a dovere e mantiene là sopra l'enorme ombra galleggiante, il grande sconosciuto di cui sono una parte e che è certo più importante di me.
Fuori passa la strada pedonale, la strada dove i miei passi muoiono. E così l'ho scritto, la mia prefazione al silenzio, il mio salmo alla rovescia.